Radio Radicale, buonasera da Francesco De Leo. Quello che ascolterete questa sera è uno speciale di spazio transnazionale dedicato a Robert Francis Kennedy, conosciuto come Bob, più affettuosamente come Bobby. 50 anni fa, l'ultima tragica notte della sua vita, quella tra il 5 e il 6 giugno del 1968 all'Hotel Ambassador a Los Angeles. Lì fu assassinato. Era nato il 20 novembre del 1925, terzo figlio maschio di Joseph e Rose, avviato alla politica come i fratelli e con il fratello presidente e ministro della giustizia. Dopo la morte di JFK, Bob aveva scelto la via del Senato e si era avvicinato al movimento dei diritti civili. Bob si candidò alle elezioni presidenziali nell'anno in cui stava cambiando il mondo, quel 1968 fatto di rivolte studentesche, proteste contro la guerra del Vietnam. Appena un paio di mesi prima, il 4 aprile, era stato assassinato Martin Luther King. Kerry Kennedy è la settima figlia del senatore Robert Kennedy, attualmente presidente del Robert Kennedy Center for Justice and Human Rights, e qualche anno fa ebbi l'occasione di incontrarla, così ai microfoni di Radio Radicale ricordò suo padre. I think that he's a source of inspiration. Penso che mio padre sia una fonte di ispirazione. Quando Martin Luther King morì, disse: "Dobbiamo cercare di domare la natura selvaggia dell'uomo e rendere gentile la vita nel mondo." Ed è questo quello che stiamo cercando di fare qui in Italia con il programma di educazione ai diritti umani Speak Truth to Power, Parla con verità al potere, che è attivo in tutto il paese e insegna agli studenti come difendersi dai prepotenti, fare la differenza e rendere così il mondo più giusto e pacifico. Kerry Kennedy comincia a lavorare nell'ambito dei diritti umani nel 1981, investigando gli abusi commessi da funzionari dell'immigrazione statunitense ai danni di rifugiati da El Salvador. Da allora decide di dedicare la sua vita alla promozione di una giustizia sociale, alla protezione dei diritti fondamentali di ogni essere umano, alla tutela dello Stato di diritto, i valori portati avanti da suo padre. Nel 1988 fonda il Robert Kennedy Center for Human Rights e guida più di 50 delegazioni per i diritti umani in tutto il mondo. Questo è quanto di più importante fa la sua fondazione. Lo sentiamo dalla sua voce. We have two major Con la Fondazione Robert Kennedy abbiamo due programmi. Uno è quello di educazione ai diritti civili. Se andate in qualsiasi scuola in Italia, USA, Cambogia, Ruanda e chiedete agli studenti se nell'ultimo mese abbiano sentito le parole ritardato, ciccione e altro, tutti alzeranno la mano. E se voi chiedete se le abbiano viste usare in internet contro qualcuno della loro scuola, tutti alzeranno la mano. E se gli chiedete se si sentono tutti sicuri ad andare a scuola, diranno di no. Questi ragazzi affrontano problemi di bullismo, prevaricazione, circa 8-10 volte al giorno e ogni volta, per quanto spaventati, devono prendere una decisione: lascerò correre o mi ribellerò. È come se esercitassero un muscolo. Eserciteranno quello della rendevolezza o del confronto. Noi, con il programma Speak Truth to Power, Parla con verità al potere, mostriamo loro come esercitare il muscolo dell'azione. E quando lo fanno, questo li trasforma. Il numero di bulli scende, inizia a piacergli la scuola, quindi saltano meno lezioni e i loro voti migliorano. Ma soprattutto, nello specchio, vedono qualcuno che ammirano, che gli piace, e questo li cambia davvero. And that's trans